È un fiume in piena il presidente vicario della regione Abruzzo Giovanni Lolli che è intervenuto sui soldi del masterplan per l'Abruzzo. Sono nostri e non si toccano, dice perentorio Lolli, sono vincolati, giuridicamente intoccabili. Per Lolli c'è un chiaro errore ed evidente da parte del governo e del Ministero delle Infrastrutture che ritiene invece che l'Abruzzo abbia dato il suo ok per usare i fondi del masterplan per anticipare le risorse che servono per la messa in sicurezza dell'autostrada A24 e A25. Bene, per anticipare quell'opera necessaria, di un'opera dello Stato, si usano i soldi della Regione. Ora, si possono dire 1,5 milioni di parole, ma fin quando non si risponde a questa domanda, perché vogliono usare i soldi della Regione per anticipare? Adesso, ieri hanno detto, qualcuno ha detto, dice, ma c'è una delibera della Giunta regionale che lo chiedeva. Ora, siccome la consigliera Marcozzi, che io stimo moltissimo, per carità, che tra l'altro si presenta, forse potrebbe anche diventare la futura presidente di questa regione, quindi dovrà quindi scrivere delibere, intanto dovrebbe imparare però a leggerle le delibere. Lì c'è scritto molto chiaramente che noi, pur di anticipare questa opera, perché la vogliamo anticipare, già che ci viaggiamo su questa autostrada, ci dichiariamo disponibili a mettere a disposizione anche i fondi destinati all'Abruzzo dell'FSC non trasferito. Se tu mi ometti questa semplice paroletta, mi ometti tutto. Cioè, noi abbiamo già trasferito i 730 milioni, 750 milioni del masterplan e quelli non debbono essere toccati perché sono i nostri e perché li abbiamo già in grandissima parte convenzionati, cioè firmate le convenzioni. Ci sono 11 miliardi e mezzo di soldi del FSC nazionale, una parte dei quali sono anche destinati all'Abruzzo. Prendi quelli che sono i tuoi, perché ti vieni a prendere i miei?